Spaventosa caduta quella di oggi, 15 dicembre 2018, di Mark Gesina, lo svizzero sciatore famoso nel mondo. Durante infatti la discesa libera sulla Saas Long in Val Gardena, il famoso sciatore avrebbe sbattuto in maniera piuttosto violenta sulla neve e avrebbe perso i sensi. La gara sarebbe stata interrotta e i soccorsi sarebbero arrivati per fortuna nell'immediato con l'elicottero che sarebbe atterrato direttamente sulla pista. Gesin, sceso col pettorale numero 18, sarebbe finito direttamente sulla neve dopo che gli si sarebbero incrociate le corde dello sci e sarebbe stato rimbalzato più e più volte sulle gobbe del cammello. Sarebbe stato però prontamente soccorso sulla pista, raggiunto da un medico, caricato sull'elicottero e poi portato in ospedale. L'atleta non indossava l'airbag, che vi ricordo non è obbligatorio. La gara poi però ripresa dopo 30 minuti circa di interruzione. Questo sarebbe quanto. Questo video di oggi non vuole ledere la privacy di Mark Gesin né della sua famiglia, ma solo informare eventuali persone di ciò che sarebbe accaduto. Un caro saluto e al prossimo video da Naratore Italiano.